l'amore per la cucina, passione che non mi sazia mai. Iniziamo subito con la nostra pasta canciova. L'anciova non è altro che l'acciuga, che in dialetto si dice appunto anciova. Per la pasta con l'anciova ci servirà l'estratto di pomodoro, l'aglio, la cipolla, l'anciova, il pan grattato, i nostri immancabili passolini, pinoli, sale, pepe e olio d'oliva extravergine. Iniziamo subito! Inizio subito mettendo un po' d'olio nella mia padella e faccio rosolare la cipolla. Pulisco con lo spicchio d'aglio, lo schiaccio. La pasta canciova è la cugina povera della pasta con le sarde, però ha davvero una bella storia, molto singolare, proprio perché gli ingredienti sono ingredienti un po' più alla portata di tutti. Veniva considerata la pasta del popolo e nel periodo dell'immigrazione per cercare lavoro al nord si narra che la gente portava con sé un pezzo di Sicilia, portando via anche gli ingredienti di questa pasta, ovvero le acciughe, l'estratto di pomodoro, l'uva passa, i pinoli, tutti elementi che si potevano conservare anche nel tempo. E infatti questa pasta viene chiamata anche a milanesa, ovvero la milanese. E questa è una cosa, secondo me, molto bella da ricordare. Noi abbiamo una tradizione davvero forte che ci scorre nelle vene, quindi mi fa molta tenerezza pensare agli immigrati che si portavano nella valigia il condimento per farsi la pasta e sentirsi a casa. È molto, molto bello. Aggiungo i filetti di acciuga. Tra l'altro, in Sicilia, avendo avuto tante dominazioni, abbiamo tantissime parole che fanno la corte alla lingua francese, alla lingua inglese, perché in francese acciuga si dice anchois e in inglese si dice anchovy, quindi anciova è international. Adesso è il momento dell'estratto di pomodoro. Quindi un mestolo di acqua calda. Faccio amalgamare bene. Aggiungo la passolina, i pinoli. Pizzico di pepe, un pizzico di sale, davvero un pizzico, e continuo la mia preparazione abbassando un po'. Facciamo cuocere per una decina di minuti e intanto andiamo a atturrare, a strezzare il pan grattato. Sì, perché atturrare in dialetto nostro, mi stai atturrando, mi stai stressando. Quindi il pan grattato col filo d'olio si tosta e quindi si atturra, ma non credo che sia molto stressato perché è buonissimo. Olio, pan grattato, nel frattempo l'acqua bolle, prendo i bucatini. Eccoci qua. Non resta che buttarla in padella e ovviamente servire con il nostro tocco segreto, che tanto segreto non è, ovvero il pan grattato. Aggiungo il pan grattato.
per l'impiattamento ho scelto un piatto molto bello che rappresenta il Duomo di Milano disegnato da dei siciliani, quindi proprio in linea. Eccolo. I turisti davanti al Duomo. Immaginiamo che sono i nostri emigranti. Finiamo con un po' di mubi catturrata. Pasta canciova, a milanesa, gusto e tradizione palermitana. Ho soffritto la cipolla tritata finemente in una padella con un filo d'olio extravergine d'oliva. Ho unito uno spicchio d'aglio leggermente schiacciato e i filetti di acciuga. Ho messo il concentrato di pomodoro, un bicchiere d'acqua calda e un mescolato. Ho aggiunto la passolina precedentemente ammollata in acqua e i pinoli. Ho regolato di sale e pepe a piacere e ho lasciato cuocere per circa 15 minuti fino a quando il sugo non è diventato denso. Nel frattempo ho preparato la mudì catturrata. Ho versato un filo di olio d'oliva in una padella antiaderente, ho messo il pan grattato e ho lasciato dorare sul fuoco a fiamma bassa, mescolando con un cucchiaio di legno fino a quando è diventato di colore ambrato. Ho lessato la pasta in abbondante acqua salata, scolata al dente, l'ho rimessa in pentola e ho aggiunto una parte del condimento preparato in precedenza. Ho distribuito la pasta e ho cosparso di pan grattato tostato.